Cari amici e cari amiche di Outcast, bentrovati con un nuovo appuntamento con Outcast Weekly. Io sono Andrea Peduzzi, con me c'è Antonio Bellotta. Ciao amici di Outcast! Ma soprattutto c'è Emanuele Granatello, il quale in pratica ha lanciato un progetto su Kickstarter in questo momento per tradurre il dungeon Rappanaptu, che si pronuncia correttamente così. Ciao a tutti, si pronuncia, dipende, gli americani che lo hanno scritto lo pronunciano Rappanatuk, noi in italiano lo pronunciamo Rappanaptuk. Ok, ed è un dungeon di Dungeons & Dragons quinta edizione, corretto? Sì, è un modulo di espansione per D&D, per quello che ora che viene chiamato quinta edizione, perché D&D non si potrebbe dire, diciamo, però sì, è quinta edizione. Perfetto, ed è praticamente il progetto è per avere la traduzione completamente in italiano. Dunque, sì. Io inizierei però prima di entrare un po' nel merito del progetto di chiederti chi sei, cosa fai, cosa ti occupi, di parlare un po' di te se ne hai voglia. Sì, brevissimamente, mi chiamo Emanuele, da tanto tempo sono un appassionato di giochi da tavolo, in particolare giochi di ruolo, finché qualche anno fa mi è venuta la balzana idea di creare un'etichetta che si chiama Kaizoku Press e di iniziare a localizzare. Si dice così ultimamente, una parola orribile che però è tanto di moda ormai, localizzare in italiano giochi di ruolo, soprattutto in inglese. Vivo in Giappone da 14 anni, momentaneamente per 2 o 3 mesi mi trovo stranamente in Italia per lavoro, tornerò in Giappone però a gennaio. I miei tra i giochi che ho già portato in Italia con la mia etichetta ci sono Mutants and Masterminds, che è il gioco di ruolo dedicato ai supereroi più famoso al mondo, e svariati moduli dedicati a questo gioco, e I Koboldi Mangiano i Bambini, che è una piccola gemma demenziale illustrata da John Kovalik, Kovalik come lo volete pronunciare, ora questo è il progetto, siamo al nostro terzo prodotto, almeno come linea, e ci dedichiamo a un classicone sia perché è un modulo per Dungeons & Dragons e poi soprattutto perché è uno dei dungeon più famosi, una delle località più famose dedicate a praticamente questo sistema di gioco. E nello specifico, qual è la storia editoriale di Rappanaptu, di questo dungeon, quando, come è già arrivato in Italia, come è stato possibile fruirlo finora e quali sono le particolarità che lo rendono così particolare e apprezzato? Quindi, vabbè, allora saltiamo a pie pari tutto quello che è lo spiegone su Dungeons & Dragons e cosa è un gioco di ruolo. Si presuppone che i nostri ascoltatori già sappiano di cosa stiamo parlando, se no andate su Wikipedia. cosa orribile. Comunque, la genesi è, questo è un dungeon che esiste già da una ventina d'anni. È stato in varie incarnazioni pubblicato per Dungeons & Dragons 3.5, poi per Pathfinder, nelle varie incarnazioni. In realtà credo che esistesse già in forma embrionale come dungeon per precedenti edizioni di D&D, però è stato pubblicato per 3.0. A ogni nuova edizione i creatori, tra cui Zach Glazer e Skeeter Green, aggiungevano qualcosa di più, ovviamente aggiornavano alle nuove regole per il sistema, finché non siamo arrivati a questa quinta edizione, o meglio, terza o quarta se non sbaglio, però per la quinta edizione di Dungeons & Dragons, che è
praticamente un mostro di oltre 700 pagine in italiano, 666 in inglese, ma ovviamente non ce la facciamo perché l'italiano è molto più prolisso. 100 pagine, 100 mappe, oltre 100 mappe, tutte illustrate a colori, un bestiario di 180 pagine, più altre 30 pagine tra nuovi incantesimi e nuovi oggetti magici. Insomma, più che un modulo campagna, proprio un sourcebook, un enorme contenitore di cose utilizzabili nelle vostre avventure. Ok. Senti, ma mi inserisco perché anch'io sono curioso, insomma. Poi tra l'altro io Antonio, scusa, tu sei un sì. giocatore di Dungeons and Dragons? Sì, ma infatti sì, e devo dire una cosa, cioè devo dire una, nessuno non me l'ha Dilla, detto, dilla, dilla, dillo che dilla. quest'uomo qui presente è l'uomo che purtroppo per fortuna mi ha introdotto al mondo degli RPG, poi io con gli anni l'ho portato avanti, sono stato master per tanti anni di vari giochi, però... Come si dice in giapponese, ha già fatto chi stuai. Poi lo diceva Sì, questo, giapponese proprio in del Giappone. sud. Sì, dalle Osaka dicono così. Sì, Lo so che dicono così, sì. sì, no, ho giocato a lungo. Penso che Emanuele sia stato proprio il mio primo master. Forse addirittura con Call of Cthulhu o qualcosa del genere. Mille volti di Nyarlathotep, quella roba lì. Penso fra te, Alfredo, un altro Credo che nostro sia collega. Sì. il buon Alfredo, uno dei primi. Ma comunque sì, Uno dei primi. siamo Sì, noi, siamo noi. siamo noi. Ma quindi ero curioso. Io devo dire la verità, pur essendo mediamente informato sul settore, non conoscevo questo dungeon, che a quanto ho capito, soprattutto negli States, ha uno status di semi-leggendario, ecco, da quello che ho letto poi su Togliamo il internet. semi, è proprio leggendario Sì. per varie ragioni. Uno per mole, cioè è un modulo campagna, cioè un'avventura che il Game Master può utilizzare già pronta da giocare per i propri giocatori, ma anche perché è mortale, mortale a dir poco, è un luogo bastardissimo, cattivissimo. Tra l'altro, a differenza di altri moduli di D&D, che tendono ad essere un po' più dolci, questo qui, insomma, i cattivi sono veramente cattivi. E l'orrore che contiene questo mega dungeon, e la regione, dove si trova è, diciamo, di ben altro livello, tant'è vero che ci sono i miti di Cthulhu all'interno, praticamente con tanto di citazioni lovecraftiane, quindi è un po' un miscuglio tra Dungeons and Dragons e miti di Cthulhu, tutti all'interno di questo enorme contenitore. Fico, ma è una roba che qualcuno è riuscito a completare col tempo, mi chiedevo, visto che è così tanto mortale, c'è un elenco, c'è un, non dico un high score, ma c'è una, sai, Su una questo Hall devo of dire Fame. la verità, non mi sono informato, anche perché poi, essendo un gioco di ruolo, è tutto a interpretazione del Game Master, no? Il Game Master può rendere le sfide più o meno facili. Comunque, diciamo che l'indirizzo del modulo è i giocatori dovrebbero uscirne con i piedi davanti, ecco, non dovrebbero, almeno, i personaggi, non i giocatori, dovrebbero uscire, o comunque. In realtà si può, non posso fare molti troppi sforzi, si può uscirne vivi e vittoriosi, ma non è certamente facile, anche perché guardando chi è in fondo al dungeon, insomma, non è proprio alla portata di tutti. È un Certo. dungeon che viene consigliato per iniziare per personaggi di quarto livello, secondo me. Quarto livello, insomma, iniziare al quarto livello è già, insomma, un po' una sfida, però si può e via via andare avanti. È anche un luogo, però, visto che è descritta anche la regione che attorno al dungeon, è anche in realtà proprio un vero modulo geografico con città o con personaggi non giocanti, quindi non è solo la classica avventura
hack and slash o Eumate, entra nel dungeon, uccidi i mostri e poi scappa. In realtà è proprio un microcosmo dove anche chi ama l'interpretazione o chi ama situazioni un po' più complesse, non così lineari, può divertirsi. E soprattutto il dungeon, proprio perché è mortale, in molte occasioni non premia solo i muscoli, premia anche l'ingegno, premia anche l'interpretazione, perché vedrete, mi ha ricordato subito quando l'ho letto, un po' no, i meno giovani di voi ricorderanno Ultima Underworld. Mi ricorda molto per varie cose Ultima Underworld, cioè è un enorme dungeon L'ultima Underworld ambientato. era quello in prima persona, giusto? Era il primo dungeon, il primo gioco della serie Ultima che era in prima persona, alla Doom per intenderci, Sì. dove sì. Potrebbe essere tipo 92, una cosa del genere. 93 se non sbaglio, la 93. 93 è uscito se non sbaglio un po' prima di Doom. In realtà c'erano già stati dungeon in prima persona simili e soprattutto basati su D&D, tipo, come non dimenticare, Eye of Beholder 1 e 2, Sì, però sì, sì. Ultima Ma Underworld erano a sicuramente blocchi, giusto? sì, erano a blocchi, quindi praticamente quando tu giravi il fronte era proprio boom, giravi di Sì, 90 erano a gradi. botti Invece 90 gradi, sì. Sì. Questo Ultima Underworld era un po' più raffinato e soprattutto di più raffinato aveva il fatto che c'era un testo, era il classico Ultima, quindi avevi il testo che potevi scegliere a seconda di determinate scelte, personaggi si potevano comportare in un modo o nell'altro ed era importante anche instaurare dei rapporti con determinati personaggi che si trovano nel dungeon, altrimenti non si andava avanti. E dei rapporti che non erano però soltanto vai lì e prendimi l'oggetto, cioè non sempre, ecco. Mi ricorda un po' quello come, diciamo, ambientazione. Ovviamente Rappanaduke è molto più complesso e soprattutto c'è molta più roba dentro perché sono appunto la carta non costa byte e quindi c'è molto di più. E poi c'è un game master che può cambiare, modificare, inventarsi tutto. Dicevo, c'è la regione descritta e può essere ambientato o nel mondo che viene descritto, che è il mondo delle Lost Lands, che è prodotto da, ricordiamolo, Frog God e Necromancer Games, oppure semplicemente preso e montato sul vostro mondo campagna. Non so se giocate a Forgotten Realms, Dark Sun. Forse Dark Sun è un po' più difficile, però Ravenloft oppure Greyhawk, anche Berron, perché no? È molto facile ambientarlo in altri setting che non siano le Lost Lands, quindi non c'è bisogno di fare troppi sforzi. Questo è quello che potevo dire così, in poche parole, non molto poche in realtà, sul dungeon. Altre domande? Sì, io sarei curioso, visto che tu traduci, diciamo, giochi da tavolo, per caso hai tradotto anche videogiochi in passato? Sì, ho tradotto un bel po' di videogiochi, ho lavorato su vari videogiochi. Ho così, off the top of my head, allora. Un gioco della Katsuki che ho lavorato per la Katsuki sia come traduttore che poi anche come diciamo responsabile del social media. Un gioco che si chiama Soul Linker in giapponese, Link Bound, Soul Linker, no, Soul Link si chiama. Un altro gioco, vabbè, poi Final Fantasy, ho lavorato su Final Fantasy, il mobile della DNA, ho lavorato su Pokémon XY qualche anno fa. Ah, Sì. quello che volevo chiederti nello specifico era, rispetto a tradurre, diciamo, videogiochi dove magari traduci pezzi parti di gioco, diciamo così, che sono scollate dal contesto, oppure anche rispetto alla traduzione su media, diciamo, tradizionali, quindi letteratura o
cinema. Quali sono le specifiche, i vincoli, le linee guida che usi per tradurre giochi da tavolo, Allora, giochi di ruolo anche? prima di tutto, Mi interessava un po' appunto sì, la struttura del tuo lavoro. dunque, nei videogiochi, il problema è che ci sono le variabili, non che nei giochi di ruolo non ci siano, però, ci sono delle variabili proprio all'interno della traduzione, delle variabili che tu non puoi vedere. Perché appunto sono delle variabili, che ne so, qui c'è un punteggio o ci sono i punti ferita, c'è un codice, c'è un pezzo di codice e tu non lo sai cosa c'è spesso. Spesso la casa produttrice ti dà questo materiale, e il project manager poi lo distribuisce, di solito si usano i CAT, che sarebbero Computer Assisted Translation Tool, quindi dei tool, per esempio il più famoso è Trados o MemoQ, e il tempo è molto risicato, e almeno personalmente non ho mai fatto da manager in una traduzione di videogiochi. In realtà io come manager, anche come ruolo di manager, ho lavorato solo su giochi di ruolo, a livello di traduzione dico, e quindi per esempio ho tradotto il gioco di ruolo di Warcraft, Fading Sands anche, mi sono occupato del glossario, ecco. E quindi non avendo in mano il glossario, ti trovi ad essere semplicemente un esecutore e soprattutto a cercare di comprendere cosa c'è nella variabile. Alle volte ti viene detto, altre volte no. Ci sono poi i problemi dei plurali e dei maschili e dei femminili che ci sono in italiano, ma in inglese e in giapponese non ci sono, e quindi bisogna vedere se il gioco è stato progettato per implementarli o meno. Devo dire che ormai i giochi, almeno delle maggiori case, implementano queste funzioni perché i programmatori ormai le conoscono, però insomma, un po' di tempo fa era un vero problema. Quindi sì, c'è il problema è soprattutto del tempo e delle meccaniche informatiche che vanno a cozzare con il lavoro della traduzione. I team tendono ad essere molto più grandi, e meno coesi, cioè quando si traduce un gioco di ruolo di solito siamo in pochi e lo decido io, quindi è più fatto in casa come lavoro. Più fatto in casa non vuol dire che è meno professionale, anzi, spesso è il contrario, però questo più o meno è la questione. Ho capito. E poi un Sì, attimo sì, sì. solo, e poi spesso non c'è un altro problema nel gioco di ruolo, è che è difficile avere dati, nel senso dati. Non mi è mai quasi mai capitato che l'editore mi dia, per esempio, il testo in formato Word. Ti arriva sempre il PDF, che se sei fortunato è in OCR, ma spesso anche no. Però anche quando in OCR, puoi fare il copia e incolla, non viene mai bene perché ci sono gli a capo, eccetera. Mentre nel videogioco ti arrivano già le celle belle ordinate, magari in un Excel, qui invece no. E quindi spesso ti trovi a copia e incollare un pezzettino di testo nel tuo documento che scrivi e poi a tradurlo e poi fare via via così. Ho capito, ho capito. Antonio, hai qualche curiosità nello specifico sul lavoro di Emanuele? Ma diciamo che Sei personalmente già. ci ho avuto spesso a che fare, anzi, gli ho dato pure una mano qualche volta, penso, con Mutant Mastermind, il Sì, è gioco vero, passato. Sì. Antonio è uno dei traduttori, se non sbaglio, o comunque dei revisori di Mutants and Masterminds. Antonio, per esempio, parla un attimo del ti ricordi il glossario? Parla un po' dei glossari. Sì, vabbè, insomma, in realtà noi le tematiche della traduzione le trattiamo molto spesso su Outcast, perché comunque fra
Kenobi, Talen e varia gente che comunque bazzicano in giro. Abbiamo parlato spesso di queste cose qua. Però era, cioè, mi ricordo che questa cosa, anche perché è stato uno dei miei primi impatti col mondo della traduzione, mi ricordo che, insomma, il fatto che ci fosse sostanzialmente una lista, un glossario di parole che sono fisse lì e vanno tradotte in quel modo, perché ovviamente non è che le puoi tradurre in un modo da un lato, in un modo dall'altro lato, da sempre vari grattacapi, perché magari in inglese la stessa parola funziona bene in due posti diversi, in italiano ce ne vorrebbe una diversa, però non puoi, e quindi cerchi un attimo di rimaneggiare il tutto diciamo, per farlo funzionare allo stesso modo. No, ci sono aspetti molto interessanti anche da praticamente completamente profano, diciamo, nella localizzazione. E infatti, sì, insomma, era un po' questo. Diciamo che la differenza tra tradurre il gioco di ruolo e il videogioco è che ovviamente dipende dal videogioco, perché non lo so, tradurre Planescape non è la stessa cosa che tradurre Pokémon, parliamoci Certo. chiaro. Però in generale col gioco di ruolo, proprio vero, col gioco di ruolo da tavolo, vero, sei molto più a contatto con la letteratura, sei molto più vicino alla letteratura che non al gioco. Poi dipende ovviamente, però in generale è così. Bisogna poi, ovviamente, come project manager cercare di appiattire un po' gli stili e trovare uno standard di stili, almeno in generale. Ora i translation tools aiutano in questo, anche se io cerco di usarli con grano salis, come si dice, perché spesso e volentieri appiattiscono troppo la traduzione, cioè tendono a renderla proprio piatta, 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 magari scorrevole, ma nulla di più. Quindi cerco di trovare, diciamo, una sorta di via di mezzo, ecco. Ci sta. Io ero curioso su un'altra cosa, sempre tornando, diciamo, al tuo progetto al momento. Come mai hai scelto proprio questo? Cioè, nel senso, in passato, è vero, diciamo, comunque come Gaizoku hai iniziato da relativamente poco, però ti sei comunque giustamente andato a pescare cose un minimo più, Di come dire. nicchia. Esatto, un po' più di nicchia. Mi sembra di capire che invece questa espansione di D&D, specialmente diciamo negli States dove è nata, sia un qualcosa di molto più famoso. Come mai a sto giro questa scelta? Quindi anziché Sì. proporre una roba strana, carina, particolare, intrigante, che magari effettivamente non era mai stata portata qui, buttarti su un progetto paradossalmente, non è una brutta parola. Un po' più commerciale. Un po' più Allora, mainstream, diciamo, sì, ecco. no, ma ci sta, già me l'hanno fatta questa domanda. Allora, prima parentesi, Mutants & Masterminds non è affatto di nicchia, cioè di nicchia in Italia, perché in Italia la stragrande maggioranza gioca fantasy, ma cioè un gioco di ruolo sui supereroi in America cioè Mutants & Masterminds vende un botto. In Italia non dico che non vende, anzi, stiamo avendo grandi soddisfazioni, però anzi, le copie del manuale base stanno finendo e vi dico, accorrete a comprarlo perché tra poco avrete un pezzo di collezione. Però non va certo come D&D, questo è chiaro. Perché ho scelto Mutants, voglio dire, perché ho scelto Rappahannock? Semplice. Vi farò ridere. Il mio grafico, o comunque il grafico di uno dei grafici di Mutants & Masterminds è amico Mirko Pelliccioni, che è uno dei grafici più utilizzati dal mondo del gioco di ruolo, cioè ha fatto il grafico per praticamente tutto negli ultimi 25 anni nel mondo del gioco di ruolo. Mi dice: Ah, Emanuele, no, noi dobbiamo fare uscita l'edizione per la quinta di Rappahannock, dobbiamo fare Rappahannock. Io dico: Rappanché? Rappahannock, come, non lo conosci, eccetera, eccetera. Vedi, vedi, vedi. Io, devo dire la verità, trascinando i piedi, un po' scocciato, questo è il solito dungeon, che palle, sempre le solite cose, le cose, cioè, si giocavano 25 anni fa, così. Lo apro. Lo apro e ne rimango folgorato, perché
Non è niente di quello che io immaginavo, perché tutti quanti pensano, ah, è un'avventura umata, è un'avventura old school, quindi ci sono quelle cose lì tipiche, che è vero, però è, prima di tutto, affronta delle tematiche adultissime in alcuni punti, che io sono rimasto a bocca aperta, perché di solito gli americani sono un bel po', come dire, bacchettoni su determinate cose. Non per niente, secondo me il vero gioco di ruolo fantasy è Warhammer Fantasy Roleplay, perché è molto più cattivo, lo dico sinceramente, lo dico facendo pubblicità a un concorrente che è anche un amico, Need Games, che hanno Warhammer. Però qui le tematiche sono molto adulte. C'è un umor nero che pervade tutto il manuale, con citazioni musicali, soprattutto degli anni 70, quindi per esempio i Led Zeppelin, i Doors sono citati a bestia, vi sfido a trovarli. E poi citazioni cinematografiche anche ne troverete. E cattiverie varie e piccole gemme che si trovano sparse qui e lì. Quindi, e soprattutto poi ci sono i miti di Cthulhu dentro. Cioè, per esempio, faccio uno spoiler alert: Satogwa è uno dei, de, de una delle presenze che aleggia in questo dungeon. Quindi è ovvio che io non mi potevo non innamorare di questa cosa. Poi è enorme e c'è una cosa che mi preme dire, non l'ho ancora detto. Cioè, siccome è così grande, in realtà non è che il master lo deve per forza giocare tutto dall'inizio alla fine. Uno, è possibile entrarci, tornare via e poi rientrarci settimane, mesi, anni dopo ai personaggi, quindi non è necessariamente una cosa che vi blocca lì. Lo potete fare, ma così. Secondo, tutto il materiale che è dentro può essere benissimo utilizzato per fare altro. Vi serve un dungeon subito su due piedi? Ci sono 100 mappe e passa di dungeon che potete utilizzare da trovare, già popolati, già con i mostri, già con le trappole, già con delle trame dentro. Quindi già ci sono lì. Vi serve un mostro nuovo che non è nel manuale dei mostri? Ci sono 180 pagine di mostri, avete solo l'imbarazzo della scelta. Con una sezione su Goblin, ci sono tantissimi Goblin, cioè che ormai sono, cioè ci sono varie professioni di Goblin, ci sono varie zombie di qualsiasi tipo, da praticamente i draghi zombie, troll zombie, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per dirne un paio, ma ce ne sono un bel po', ci sono nuovi sottotipi di mostri già presenti nel manuale dei mostri e cose totalmente nuove. Nuovi oggetti magici particolari, quanti ne volete, nuovi incantesimi addirittura, un bel po' di nuovi incantesimi anche, quindi anche solo come valore di giocabilità o come valore, diciamo, risorsa. Questo modulo vale tutti quanti. Tra l'altro, nel Kickstarter lo trovate scontato, perché nei negozi lo troverete sicuramente a molto più. Cioè il manuale in brossura costerà 75 euro, costa 75 euro su Kickstarter. Kickstarter è quasi finito, ci mancano ancora circa 5.000 euro. Speriamo di finirlo presto. In realtà, arrivati a 10.000 euro, ci siamo quasi. Partiremo già con la stampa, perché insomma abbiamo già degli accordi, quindi vi consiglio di partecipare al Kickstarter e poi di venire a Lucca a ritirarlo, o di aspettare che ve lo spediamo. Il Kickstarter comunque basta cercare Rappan Athuk Italia e lo troverete, insomma. Poi casomai sul podcast non so se si possono mettere. Sì, no, mettiamo tutti i link. Perfetto. Se posso un'altra cosa, tanto c'è qualcosa che io sono rimasto un po' lontano dal mondo degli RPG, nel senso che, insomma, passata poi quella fase, più per mancanza di tempo che in realtà di volontà, non ci sono, cioè, seguo, ma comunque in maniera distratta. Tu che ci sei un po' più dentro, c'è qualche grossa novità degli ultimi, diciamo, 5-10 anni che, insomma, ti ha colpito particolarmente? Questa è proprio una curiosità personale, anche per trovare qualcosa di carino,
cioè l'RPG è riuscito un po' a svincolarsi da quella logica comunque che era classica, presente da sempre, insomma, un po' di botte, un po' di interpretazione, ci sta qualcosa di disfizioso, di bucchinariello, oserei dire quasi, che di robe nuove. Vabbè, sì. io sono un po' un giocatore vecchia scuola, quindi a me piace il gioco di ruolo, quello lì classico, dove ci sta un manuale con un mondo intrigante e poi tanti moduli, tante storie, così. Di cose nuove, secondo me, ora non vorrei tirare in Italia, non vorrei tirare acqua al mio mulino, cioè i coboldi mangiano i bambini, perché dove lo trovi un gioco di ruolo dove interpreti un coboldo, dove si muore ridendo, dove si beve, perché è consigliato bere, anzi ci sono le regole per il bere mentre si gioca, e dove si può vincere, un gioco di ruolo dove si vince, perché ci sono i punti di vittoria, però è un gioco di ruolo. E si può anche giocare in campagna e si ride da pazzi. Erano anni che non usciva un gioco di ruolo simile, con anche alcune meccaniche abbastanza innovative. Altre cose bucchinarielle nuove, o comunque diciamo altre meccaniche innovative, sicuramente nell'indie, nei giochi di ruolo indie sta uscendo, c'è un grande fervore, stanno uscendo cose anche a livello di ambientazioni particolari. Per esempio in Italia Heavy Sugar, posso ricordare Gattai, che è un gioco di ruolo che ricorda gli scontri con i super robot. Lo stesso Mutants and Masterminds ha delle meccaniche narrative mica male, però mi rendo pure conto che in realtà il pubblico in generale ha fame del classico, cioè la stragrande maggioranza di persone gioca a D&D, che è diventato se qualcosa ancora più popolare rispetto a quello che era, prima. D&D, quindi, cioè, che se ne parli bene o se ne parli male, è un po' il solito. Questa quinta edizione di D&D è un ritorno un po' alle origini, però un po' più streamlined, ecco. È un'edizione che non a livello di meccaniche non dà grandi sorprese, però è molto 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 funzionale, quindi non ci sono più quelle cose mostruose che si vedevano nella 3.5, tipo 2000 talenti, personaggi che potevano fare cose incredibili così, e soprattutto non quella, mi permetto di dire, quella bruttura che era la quarta edizione, che era assolutamente, secondo me, ingiocabile. Un errore grossissimo da parte della Wizard, secondo me, e di cui sta non ancora. concordiamo, perché a me piaceva molto la quarta, però va bene così. Ok, cosa ti piaceva della quarta? Allora, No, non voglio fare polemiche, sono solo veramente curioso. ma a me piaceva un po' quell'impostazione. Come dire, un po' più ordinata rispetto alle possibilità tattiche del giocatore su griglia quadrata. Cioè, capisco che a quel punto diventa di fatto nelle sezioni di combattimento quasi un dungeon crawler alla HeroQuest e compagnia cantante, però quella capacità di avere dei combattimenti ordinati, tranquilli, interessanti e tatticamente per diciamo, perché poi ognuno dei personaggi più o meno ha una specialità, la trovavo molto interessante. Sul piano interpretativo, poi tanto quello lo fanno il master e i giocatori. E l'altra cosa che mi piaceva molto è che dava molto spazio a tutte le classi. Io ricordo, cioè, da persona che ha sempre giocato classi marziali più per accontentare e giocare, perché poi tutti quanti io non gioco a D&D, voglio fare il mago, voglio fare il mago, e che ovviamente erano classi un po' più divertenti da giocare fra 3 e 3.5, che poi è dove ho passato gran parte dell'adolescenza,
personalmente le trovavo molto più piace, cioè, costretto a giocare per amor di amicizia, classi marziali, le trovo molto molto più noiose e molto molto più semplici, così insignificanti, rispetto a quelle che invece erano classi arcane, personaggi con quirk particolari, però per amore del gruppo, del bilanciamento, di uno deve pur sempre prendere le botte, lo facevo. Invece la quarta aveva quella cosa che comunque tutti avevano una particolarità e non ci si annoiava, perché tutto sommato avevi i tuoi poteri, avevi le tue capacità tattiche, di magari se non era di castare era di spostare i personaggi, riuscire a generare condizioni favorevoli per gli altri, però c'erano più opzioni dal punto di vista del combattimento. Poi che il manuale di fatto riguardo l'interpretazione non dica nulla, quello è D&D, poi lì te la fai tu, te la vedi tu. Però francamente io ho giocato a lungo in quarta, anche e soprattutto da master, e non ho mai avuto problema. Quella logica che dice è come un videogioco la trovo francamente stupida, perché grazie ai videogiochi, gli RPG, alla fine, occidentali, sono nati anche e soprattutto come figli di D&D, di quella roba lì. È un po' il copiarsi a vicenda, tra virgolette. È vero che aveva fatto proprio meccaniche più tipiche di un gioco da tavolo classico, di un dungeon crawler, o peggio di un... peggio, o meglio, non voglio essere cattivo, ma di un Morpg. Però per il resto secondo me funzionava molto bene, con tutti i giocatori che ho giocato, anche giocatori esperti, comunque fatto per bene, dando la possibilità di doversi ingegnare per vincere i combattimenti, comunque l'ho sempre trovata molto piacevole e quant'altro. Poi ognuno gioca al suo, come sempre, alla fine il bello è quello, non è che... No, vabbè, no, io non volevo iniziare la polemica, ero solo un... No, vabbè, nessuna polemica, era solo veramente una curiosità, perché volevo sapere. Sulla questione, sì, comunque non voglio dilungare, però sulla questione sì, era un po' più tattico rispetto, cioè spiegava meglio il combattimento, comunque te lo faceva gestire. Posso essere d'accordo, però lo faceva così bene che era diventato un po' troppo videogiocoso, ecco. Cioè, tipo, non so, il nano può fare questa cosa tot volte al giorno, il guerriero può fare questa cosa tot volte al giorno. Mi sembrava... Cioè, secondo me c'erano modi più eleganti per fare quasi la stessa cosa, ma non così, capito? Che sembrava appunto che stavamo giocando a un videogioco, punto. Però la finisco lì, se no non la finiamo più. Come, cioè, alla fine poi ognuno c'è il suo gioco preferito, non è che uno gioca male e uno gioca meglio. Punto. Quindi questo. Niente, quindi, cioè, il dungeon è enorme, sono oltre 300.000 parole, paio di milioni di lettere, insomma, ne avrete, se lo prendete ne avrete da giocare, se giocate tutte le settimane, almeno, dico, almeno un anno e mezzo, ma secondo me molto di più. Ho capito. Bene. E Tu hai altre per... domande? Hai preso sonno nel frattempo in questa digressione No, no, uber nerd no, no, fra sono... sistemi Fa... di... no, no, non seguo tutto perché sono un profano, diciamo, dei giochi di ruolo, soprattutto su carta. Però ti chiederei a questo punto di un momento pubblicità, quali sono i vantaggi più interessanti per chi deciderà di finanziare il progetto, quelli che magari ti piacciono anche di più. Dunque, prima di tutto che ve lo mandano direttamente a casa se non lo prendi direttamente su internet. Secondo, che ti prendi tutta una serie di goodies legati al progetto, tra i quali c'è un'edizione cartonata che finirà subito perché la facciamo in serie limitata, credo una cinquantina di pezzi. Una edizione in pelle nera, in simil pelle nera per questioni ecologiche, che ha ancora meno pezzi, con, insomma, con numerata, e anche questo quindi collector edition. Poi, vabbè, l'ho detto, ve li spediamo a casa, ve l'ho detto che costerà sicuramente di meno che trovarlo in negozio, perché insomma abbiamo
se no non ce la facciamo, lo dico sinceramente. In più, è tutto a colori, 56 livelli di dungeon, 20 livelli sparpagliati tra diversi dungeon satellite, una regione intera da esplorare all'esterno, un villaggio intero, addirittura un castello, fortezze di creature varie all'interno del dungeon stesso, ma utilizzabili anche fuori. Una infinita o quasi giocabilità, centinaia di creature, insomma, che volete di più? Cioè, anche la Mountain Bike. Ah, tra l'altro, tra chi partecipa al Kickstarter, anche dadi, magliette, mug, quaderni, matite, tutte quante brandizzate con il logo Rappanatuk. Insomma, ah, è anche un'edizione PDF, se volete il PDF, per ora solo per il Kickstarter costa 20 euro, quindi e ve lo regaliamo invece se prendete la versione cartacea. Ho capito, perfetto. Quindi è questo, non esistono quasi altri prodotti del genere in Italia, forse Sottomonte se la gioca con Sottomonte con l'Under Mountain, però è davvero un prodotto se non unico, quasi, cioè raro. Sicuramente lo stile non è il tipico stile di D&D, però. Sì, D&D, però è un po' più, un D&D un po' più cattivo, un po' più marcio. Ecco. Va bene, ottimo. Beh, direi che possiamo chiudere, se siete d'accordo. Sì, Sì, insomma. se c'è qualcosa che volete, che desiderate aggiungere, fatelo Io tranquillamente. dico non entrate nel pozzo. Una cosa che si dice sempre parlando di Rakpanatuk, non entrate nel pozzo. Vabbè, non entrate nel Perfetto, pozzo, amici non miei. fatelo. No. Va bene. Allora direi che Chiudiamola qui. possiamo ringraziare. Come? Dicevo, la chiudiamo qui, allora grazie tante ragazzi. Piacere. Sì, grazie Emanuele per essere stato con noi. Grazie Antonio anche per le Grazie. domande, diciamo, per aver portato la discussione nei livelli di nerdismo veramente allucinanti. È un podcast, è un podcast, cioè, sono un nerd, se lo definisco, i podcast è Esatto. proprio. Va Va buono. bene, grazie a tutti, grazie agli ascoltatori che sono rimasti fino adesso e alla prossima, ciao! Ciao, grazie.